Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi voglio fare un video un po' insolito, soprattutto in un periodo un po' insolito come quello che stiamo vivendo, con tutti i problemi derivanti da questo coronavirus. E faccio questo video quindi non per parlarti di vetri, non per parlarti di materiali o di pose in opera, anche perché probabilmente sei un serramentista, se stai guardando questo video queste cose le sai già, oppure sei un imprenditore. Comunque, in ogni caso, voglio portare un po' di entusiasmo, un po' di sorriso, un po' di speranza e dire di non buttarsi giù, dire di continuare a fare il proprio lavoro nel migliore dei modi, chi lo può fare, chi ha un'attività, ad esempio un'attività produttiva che può continuare a tenere aperto con le giuste precauzioni, facendo solamente le pose in opera, quelle che non può dire di no perché sono casi eccezionali, come ad esempio una casa in cui ci devono andare a abitare subito, quindi non si può aspettare, lasciare indietro le assistenze, le manutenzioni, non fare gli appuntamenti con i clienti per i nuovi serramenti perché quelli si può aspettare, insomma fare tutte quelle attività un po' come ha detto il nostro presidente del Consiglio Conte, che sono indispensabili, ipersimplificando quello che ha detto nel messaggio dove sembra che dovessero chiudere tutti, se ti servono un paio di pantaloni puoi anche stare a meno, se ti serve il pane o ti serve una medicina devi andare a prenderla. Ecco, questo è quello che ha detto, questo è quello che vale anche nel nostro lavoro, quindi manteniamo le distanze di sicurezza, attuiamo tutte quelle procedure appunto di sicurezza, tutte quelle cose, le mascherine, e le attività pericolose, cercare di farle il meno possibile, perché la prima cosa è garantire la sicurezza delle persone, poi dopo viene il business. Ma a proposito di business, che cosa si può fare oggi in questo momento dove tutto sembra crollare? Ecco, si possono fare tutte quelle cose che mettiamo nelle famose to-do list, o come facciamo qui in Italia, le farò dopo Natale, le farò dopo Pasqua, le farò l'anno prossimo. È un po' come la dieta, la inizio lunedì. Ecco, tutte queste cose qui è il momento di farle. Perché? Perché abbiamo un momento relativamente tranquillo di tempo a disposizione. Possiamo avere, se ci togliamo questi pensieri dalla testa, un momento di lucidità e chiarezza mentale più grande che in altri momenti dove devi correre a destra e a sinistra per riuscire a accontentare tutti i clienti. Ecco, in questo momento mettere in piedi delle strategie su carta, delle cose da provare, da testare su come fare il proprio lavoro, ti potrebbe mettere nelle condizioni, quando tutto questo sarà finito, di ripartire con un grande sprint e una grande forza. E queste cose sono cose che bisogna fare in questo momento, e ti sprono a farle, perché è molto molto importante che quando tutto ripartirà possiamo essere più efficienti e più efficaci di quanto lo siamo stati fino ad oggi. E dico quando tutto ripartirà perché di crisi durante la storia ce ne sono state tante. Ora, io sono giovane, è solo 32 anni che lavoro, però mi ricordo nel 2008, mi ricordo ero un ragazzino, ancora non lavoravo, nell'84-85 c'era mio babbo e mio zio che erano preoccupati, dicevo mamma ma perché sono così preoccupati? Ah, non c'è lavoro, eppure siamo ancora qui, non abbiamo passato, almeno io non ho passato la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ma credo, cioè non te lo posso assicurare perché non c'ero, ma credo che erano momenti molto più difficili del coronavirus, o anche la crisi del 29 in America, cioè cose pazzesche, ognuna con delle caratteristiche e ognuna dove potevi dire ma non era mai successo fino adesso, ma tutte le volte siamo ripartiti e tutte le volte siamo ripartiti più forti di prima. L'importante è appunto mantenere l'entusiasmo. Ora tu mi vedi con il sorriso e dici ma come fa William a sorridere in un momento così difficile? E lo faccio perché sono una persona molto positiva e lo faccio perché so che anche se sono momenti difficili ci sono persone che hanno delle persone care che stanno male, persone che stanno ancora peggio, però tutte queste cose vanno superate e ci sono due modi per superarli. Una è con la depressione, che non te la consiglio, due con l'entusiasmo. Superarla con l'entusiasmo ti fa fare un salto di qualità a te stesso come persona, perché impari da un momento negativo come fare meglio le cose, come essere una persona migliore quando le cose andranno meglio, perché le cose andranno meglio.
Quindi ce la faremo, come si fa adesso in questo momento, arcobaleno, ce la faremo e tutto andrà per il meglio, ne sono certo, perché sarà questione solamente di qualche settimana, anche se dovesse durare qualcosa in più rispetto al 3 aprile, che è molto probabile, non scoraggiamoci, avremo ancora più tempo per pensare a come fare funzionare bene le nostre aziende. Pensa che a volte io, quando vado in officina, mi dicono i miei collaboratori: quando vieni te sembra che ci porti della tranquillità, ci porti dell'entusiasmo. Questo è quello che deve fare un leader, quello che deve fare una persona che deve trasmettere non la paura, è arrivato il capo, che succede? Deve trasmettere l'allegria, la positività, deve trasmettere delle cose positive, dei messaggi positivi, perché l'azienda, se fai questo, lavorerà meglio, instaurerai un clima di fiducia, di rispetto e di positività all'interno dell'azienda. Poi, per carità, c'è il momento difficile, succede l'incazzatura, ci sta, però non deve essere la norma, non si va mai a parlare ai propri collaboratori con il grigiore in faccia, con l'essere arrabbiati, e non prendiamo come alibi questo momento. Questo è un grave errore che non bisogna fare. In questo momento bisogna essere ancora più positivi e avere ancora più entusiasmo, sempre di più, perché comunque il momento passerà, e quando sarà passato vedrai che, se fai quello che ti ho detto, sarai ancora più forte di prima e le cose andranno bene, perché siamo un paese forte, siamo della gente che abbiamo una marcia in più rispetto a tanti altri popoli. E una cosa positiva che ho visto in questo momento, veramente ho visto tanta solidarietà tra le persone, ho visto le persone che rispettano le regole, visto che stanno a distanza, tutti con le mascherine, ho visto delle cose che veramente ci sono rimasto e mi ha fatto sentire fiero e orgoglioso di essere italiano. E è una cosa abbastanza rara, perché noi non siamo molto patrioti come popolo, purtroppo, ma abbiamo delle possibilità per diventarlo, perché questo momento difficile ci ha uniti e ci ha rafforzato. Quindi forza, coraggio, entusiasmo, sorriso, e fai tutte quelle cose che normalmente non fai per essere ancora più forte appena ripartiremo. Ciao e al prossimo video!